Allora, amici giallorossi, buongiorno. Oggi voglio fare la R-Moscia. La Roma è stata un po' moscia, però 3 punti in più, grazie a Smalling. You speak English. Insomma, è stata, la Roma ha giocato bene, cioè è stata aggredita più volte dalla Cremonese, però ha vinto, di giustizia ha vinto. In quanto riguarda l'Inter, ho fatto una piccola esame. L'Inter se vince grazie a Lukaku che sta portando avanti l'Inter. In quanto riguarda la Juventus, che è una squadra che la Roma dovrà affrontare, è completamente morta. Non so che cosa succede, però comunque va bene così. Ma diciamo che c'è molto e poco da dire in quanto riguarda la Roma, perché è lenta in quanto riguarda i punti, in quanto riguarda il campionato. Comunque c'è da vedere, anche perché una brutta tegola, a parte Vivadiom, come cazzo si chiama pure lui, e Zaniolo, insomma, speriamo che non sia nulla di grave, però ci ha messo del suo. È stato bene molto il Farone. Cioè, questo campionato per il momento la seconda partita è ottima. Se vogliamo dire la lentezza è ottima. Però, insomma. La cosa che mi colpisce è che il Napoli, perché a me mi sta sul cazzo, ovviamente, non è che possa meritare, però, se vogliamo dire così, confratelli, paracci, io vi dico che tutta l'Italia è bella, però se vai in vacanza a Napoli, forse per il food, per mangiare, per la simpatia delle persone, non è che sia tanto gradita perché sono dei spacconi, veramente dei spacconi. Io credo che Spalletti si stufferà sicuramente, ma non è per Spalletti, perché vandarsi troppo è un svantaggio in meno, in più. Questo, per carità, tutte le squadre sono ottime, soltanto che i giocatori non hanno quella sinfonia oppure voglia di vincere. In quanto riguarda la partita della Cremonese, è stata molto, ma molto dura. I pali, anche la Roma è stata molto sfortunata, però
stata la Roma che si è svegliata leggermente qualche minuto, ma non era quello che voleva sicuramente Mourinho. Chi tutto vuole nulla stringe. Adesso contro la Juventus mi voglio proprio divertire. Un 0-0 secco ci sta stretto, ma io da giocatore, io credo che saranno due gol di Dybala. Prenderà la rivincita sicuramente. Per il momento fa storto, però Dybala ha fatto degli assist importantissimi. Allegri sta rovinando la Juventus, la sta completamente rovinando. Ecco perché ha vinto lo scudetto Allegri. Non lo so, con le sue chiacchierate i juventini non ci credono più, non ci credono più. Non è onesto come Mourinho. Un vero allenatore dovrebbe parlare e dire ai tifosi, perché ovviamente le squadre appartengono ai tifosi. Se un tifoso non viene a vedere la partita, è lui che paga i giocatori. Il tifoso è lui che fa l'incasso. Sicuramente Juventus-Roma ci saranno molti giornalisti. Comunque va bene. Questo è il calcio. Io non dico che vedo la Roma vincere lo scudetto, però sarà forse seconda o terza, entrerà in Champions League sicuramente, ma di sicuro vincerà Europa League. Questo di sicuro è così. Comunque, forza, forza, sempre Roma. Dai Erika, ci vediamo alla prossima. Ciao. Come cazzo fa quello? Boh, ciao, ciao, ciao. Ah, volevo dire, in quanto riguarda la casa, ancora nulla, quindi non si concluderà nulla. Quindi dovrò prendere delle misure per il fatto, prima di tutto, dire che quando davanti al prete, se il prete dice, quando ti sposi, né bene né male, bisogna rispettare tuo marito, tua moglie. Invece tutto al contrario, purtroppo. Perché se è dovuto la mia malattia per lo stress, è causa di questo accompagnamento, non voglio dire non riesco a parlare bene, però l'unica soluzione è bene, me ne devo andare proprio, lasciare così tutto, e in fondo me ne sbatti coglioni.
perché essendo sposato e comportarsi male della famigerata moglie non va bene, fa tutto male. Io non parlo più, non mi intromento più, la lascio fare. Lei pensa sempre alla sua famiglia, alla sua cara famiglia, che se la tiene stretta perché, vabbè, comunque la casa è stata venduta e poi si vedrà cosa succederà, si succederà in seguito. Tutto questo, e detto questo, forza, forza, sempre Roma. Dai, regà, ciao, famo.